Buongiorno Perline, allora come promesso inizierò a farvi i tutorial dei vari modulini che vi ho mostrato ieri nel mio primo video creazioni e cominciamo con questo modulino qua, al quale non ho ancora dato un nome. Allora, i materiali necessari per poter effettuare questo modulo sono prima di tutto rocaille 11.0, 15.0 e 8.0. Perle da 6 mm, un rivoli da 14 mm, la goccina e la decorazione. Se volete farla con le Delica, potete farla con le Delica. Io in questo nuovo modellino lo farò con le 15.0. In ogni caso, vi dirò nel corso del tutorial come fare. Allora, la prima cosa da fare naturalmente è quella di incastonare il nostro rivoli da 14 mm e non sto lì a farvi il tutorial. Incastoniamo il nostro rivoli con 32 rocaille di base e facciamo la solita decorazione con le 15 e la chiusura sul retro. Io personalmente la faccio con le 11.0 anziché con le 15.0. Allora, una volta effettuata l'incastonatura, allora, vediamo se riesce a mettere a fuoco bene. Fuoriusciamo da una rocaille 11.0 centrale che si trova sul bordo. Vediamo. Là. Ecco qua. Ok. Inseriamo sul lago una 8.0 e ci inseriamo nella 11.0 successiva e tiriamo il nostro filo. Ecco qua. Dopodiché dobbiamo lasciare libero uno spazio, quindi saltiamo questa rocaille e questa rocaille e fuoriusciamo da qui. Sono un po' una frana col filo da tessitura e qua inseriamo un'altra 8.0. In pratica, in tutto il giro dobbiamo aggiungere una 8.0, poi lasciare libero uno spazio, un'altra 8.0, eccetera, per tutto il giro. Dopodiché, fuoriusciamo da una 8.0. Ecco qui. Allora, una volta effettuato questo giro, fuoriusciamo da una 8.0. E dobbiamo aggiungere in ogni spazio tra una 8.0 e l'altra una perla da 6 mm. Quindi prendiamo una perla e ci inseriamo nella 8.0 successiva. Ecco qua. E facciamo questo passaggio per tutto il giro. Ecco qui. Allora, il prossimo passaggio da fare sarà quello di fuoriuscire da una 8.0, inserire sul lago 4 rocaille 11.0. Io sto utilizzando le Toho. 1, 2, 3. E 4, 4 rocaille 11, una 8 e 4 rocaille 11, 4, qua, e ci inseriamo nella 8 0 successiva. Ecco qua. E facciamo questo passaggio per tutto il giro. Ecco qui, allora come vedete tutti i petali se ne vanno per i fatti loro, quindi cosa facciamo? Passiamo all'interno di tutte le perline dell'ultima fila, quindi in tutte le 11.0, bypassando le 8.0, quindi da questa rocaille entriamo direttamente in questa rocaille, vi faccio vedere, quindi passiamo l'archetto, passiamo tutto l'archetto. Passiamo la 8, entriamo nelle 4 rocaille 11.0. Dopodiché, senza passare dalla 8.0 che si trova sotto, passiamo direttamente nell'archetto successivo. E vedrete che tutti gli archetti andranno a stabilizzarsi. Facciamo questo per tutto il giro. Bene, come vedete gli archetti si sono alquanto stabilizzati. Adesso fuoriusciamo dalla terza rocaille 11.0 delle 4. Ecco qua. E
inseriamo un'altra rocaille 11.0 e ci inseriamo in questa rocaille, quindi dalla seconda. Vediamo se riesco a farvi vedere bene il passaggio. Ecco qua. Quindi dobbiamo saltare le due di base. E la 11.0 si andrà a posizionare perfettamente. Fuorisciamo dalla 8.0 di punta. Inseriamo 3 rocaille 11 e 3 e rientriamo nuovamente nella 8.0. Così. Poi si andrà a sistemare il tutto, eh? Fuoriusciamo nuovamente dalla terza rocaille. Inseriamo un'altra rocaille 11 e ci inseriamo nella seconda e poi in tutte le altre rocaille. Quindi arriviamo qua, inseriamo 3 rocaille 11 e rientriamo all'interno della 8.0. Fuoriusciamo dalla terza rocaille, inseriamo una rocaille 11.0 e ci inseriamo dalla seconda fino dalla seconda rocaille e via di seguito. Questo per questi due passaggi per tutto il giro. Ecco qui, allora il prossimo passaggio da fare è quello di uscire dalla 11.0 di base che abbiamo appena inserito. Inserire 3 rocaille 11.0, 1, 2, 3, ecco qua, e inserirci nelle 3 di punta che abbiamo inserito sopra la 8.0. Passiamo all'interno di tutte e tre. Ok, altre 3 rocaille 11.0 e ci inseriamo nella rocaille 11.0 di base che abbiamo appena inserito. Dobbiamo fare questi due passaggi, metti a fuoco, per tutto il giro. Allora, il prossimo passaggio da fare è quello della decorazione. Allora, per quanto riguarda il modellino precedente, io l'ho fatto con le Delica e in particolare uscendo da questa 8.0, questa centrale, aggiungo 5 Delica e mi inserisco all'interno della 8. Poi uscendo da questa 8, 5 Delica e mi inserisco all'interno della 8 successiva. In questo caso, quindi se volete farlo in questo modo, altrimenti io adesso sto seguendo un altro schema. Quindi fuoriesco dalla 8.0, inserisco 5 rocaille 15, 3, 4 e 5, e invece di entrare all'interno della 8.0 per non stressare la struttura, entro all'interno della perla. Però si veda. Ecco mettere a fuoco. Poi inserisco altre 5 rocaille 15, 4 e 5 e mi inserisco nuovamente all'interno della 8.0. Ecco. Adesso passo attraverso le perline e giungo nuovamente a livello di questa 11.0. 5 rocaille 15 e mi inserisco nella perla. Altre 5 rocaille 15 e mi inserisco nuovamente nella rocaille 8.0. Passo le perline e così via per tutto il giro. Ecco qua. Una volta fatta la nostra decorazione, non vi nego che sto soffrendo a lavorare con questo filo, ma per farmi capire meglio, magari nel tutorial il filo bianco lo vedete meglio. Allora, quindi dobbiamo mettere la goccina, quindi fuoriusciamo dalla rocaille centrale di punta, aggiungiamo sul lago 3 rocaille, 1, 2, 3 rocaille 11, la nostra goccia.
acqua. E altre tre, Rocai 11. Opla. Rientriamo all'interno della goccia e di due Rocai 11. Ecco qui. Aggiungiamo altre due Rocai 11 e rientriamo all'interno della Rocai di punta dalla parte opposta. Abbiamo messo la nostra goccina. Adesso ripassiamo all'interno della lavorazione e giungiamo sulla punta opposta in modo da fare la nostra solina per la monachella. Ecco qua, giunti dall'altra parte, facciamo la nostra solina per la monachella. Aggiungiamo 6 Rocai 11, 3. Scusate, 6 Rocai 15, 6 Rocai 15 e ci inseriamo nella Rocai di punta dalla parte opposta. E ripassiamo nuovamente all'interno di questa solina che si è venuta a creare. Adesso io ripasserò all'interno di tutta la lavorazione in modo da irrigidire il tutto. E niente, il nostro orecchino è pronto. Adesso farò il fratellino anche di questo. Devo dire che l'effetto è completamente diverso, nonostante la lavorazione sia la stessa. Ecco qua. Diciamo che questo qui è un pochettino più estivo. E niente ragazze, spero che il tutorial sia stato chiaro. Eventualmente potete contattarmi tramite email o sotto nei messaggi senza nessun problema. E nulla, alla prossima, ciao!